Salve signori a tutti, io vi volevo raccontare un po' la mia storia e quella di un ragazzo che ama spassionatamente la bicicletta. Fino al 2018 pedalavo a più non posso, a un certo punto alla fine di agosto, i primi di settembre iniziano i miei primi acciacchi. Inizia la spossatezza, la stanchezza, non riuscivo a pedalare, non riuscivo a fare pochi chilometri, mentre prima abituato a pedalare per chilometri e chilometri senza stancarmi, poi quando invece mi sono ritrovato a fare pochi chilometri e non riuscire quasi ad arrivare neanche a casa. Al che inizio nei controlli, inizio a fare le analisi, inizio a fare a vedere un pochino quale potesse essere il problema. Tentavo, ma niente, la cosa peggiorava e non sapevo cosa fare. Ho dei bambini piccoli, io mi un po' mi veniva la pulce nell'orecchio di capire, di pensare che ci potesse essere qualcosa di brutto, ma i medici giù mi tranquillizzavano e allora a me faceva ancora più comodo, però stavo sempre peggio. Tentavo ancora di pedalare, ma niente, non ce la facevo. Giro, arrivo a Padova, dopo varie peripezie, il bravo e grandioso professor Pianello del reparto di ematologia del Policlinico di Padova capisce benissimo che si tratta di un linfoma del quarto stadio. Questa è la notizia che mi dà e mi chiede cosa non lo sapeva già lei, e io dico no, non lo sapevo, anzi mi racconti. La cosa era tremenda, terribile, bisognava subito iniziare la chemio. Non ero a rischio emorragia, avevo 1000 di piastrine, anzi da lì a poco le emorragie sono arrivate in malo modo. Beh, dico, non vi annoio con questa parte che è la parte nera. Comunque inizio il mio ciclo di terapia, di chemio, da ricoverato, e niente, stavo male, le cose non si risolvevano al meglio. Comunque dopo tanto impegno sono riusciti i medici a darmi quella giusta forza per farmi iniziare a riprendere. Io man mano mi vedevo qualche valore, perché stavo sempre male, ma qualche valore che migliorava. La prima cosa che andavo a chiedere ai medici: ma potrò andare a pedalare? Ma potrò andare a pedalare? E venivo guardato sbalordito, mentre avevo la flebo della chemio. Mi guardavano i medici e mi dicevano, cioè, tra sé e sé, dice: ma sto cretino, che cosa sta dicendo? Comunque fatto sta che da lì al tempo debito della cura, io con la mia forza, con la mia tenacia, tento in tutti i modi di poter riprendere a pedalare. E quando per la prima volta inforco la bicicletta, mi sentivo la persona più felice del mondo, perché la bici mi dava gioia, mi fa stare all'aria aperta, mi libera la mente. Ecco, il bello della bici è che quando la inforco mi libera la mente e dentro mi accende. E allora da lì inizio a pedalare, inizio a fare i controlli periodici, ogni 4-6 mesi mi serve fare controlli, però
non me la dava vinta, dovevo obbligatoriamente fare qualcosa di speciale. E allora parto per questo bel progetto, un viaggio per la vita. Io ogni 4 mesi devo andare a Padova. A ottobre del 2021 dico al mio ematologo, professore, guardi che io la prossima volta che lei mi dà l'appuntamento io vengo in bici. E lui mi guarda un po' stupito, dice: ma stai scherzando? No, no, partirò da Milazzo e verrò in bici a Padova. Sarà la mia forza che mi porterà qui. Ed ecco che oggi mi ritrovo qui in bicicletta, sono a Rocca Imperiale, vittorioso della seconda tappa, scherzosamente sulla mia pagina Facebook Un viaggio per la vita, dico che la maglia rosa anche oggi, che è la seconda di tappa, l'ho vinta io. Anzi, gradirei che voi mi seguiste sulla mia pagina Facebook Un viaggio per la vita e darmi sempre più incoraggiamento a quello che è la forza. Di che dire ancora? La Calabria mi sta dando una bella soddisfazione. Sapevo che fosse tosta. Ma non come a questo punto, oggi infatti un po' bruciato, mi vedo con le guance un po' nere, però bella. Ho fatto 60 km da Falerna, beh, diciamo che già ieri da Villa San Giovanni a Falerna è stato un viaggio bellissimo. Io conoscevo Bagnara Calabra perché in passato ci facevo le Gran Fondo. Ieri, passando da Bagnara Calabra, salendo fino a su a Palmi, ci sono dei panorami incantevoli, bellissimi. Vanno veramente vissuti, e in bicicletta, non né in moto e né in macchina, vanno vissuti in bicicletta, perché bisogna godersi quelle belle salite che non finiscono mai, che ti lasciano perdere il fiato. Poi ho proseguito fino a Falerna Marina, il luogo in cui ho fatto la prima tappa, e appunto ecco, scherzando, dico che ho preso la prima maglia rosa. Stamattina sono partito da Falerna e raggiungere adesso Rocca Imperiale. Sono fatto 60 km di pianura fino a Guardia Piemontese, poi inizia la bella salita. Che non è cosa da poco. Spero di poter, dopo aver scavalcato l'Appennino, mi sono ritrovato una lunga discesa fino a Sibari, dove la grande accoglienza della polizia, sì, ma dei poliziotti calabresi che danno tanto, mi hanno scortato fino a Rocca Imperiale, luogo in cui ho ultimato la mia bella tappa. Le mie tappe non finiscono qua, ovviamente domani avrò Altamura, pochi chilometri, devo un po' riprendermi perché ne ho fatti 170 ieri e altri 170 oggi. Dopodomani un'altra tappa così piccola, 70 km fino a Barletta. Dopo finalmente arrivano i rinforzi, arriverà la mia famiglia, si prenderà i bagagli in quanto la bici carica di bagagli, e quindi non ce la faccio più, ma mi stanno dando una bella carica per fare un buon allenamento. Da lì ci sarà un tappone che mi porta da Barletta, mi porterà a Pescara, e il giorno dopo farò Senigallia, Comacchio,
E l'ultima tappa per infine dare l'omaggio alla grande città, la mia seconda terra natia. Io nel 2019 rinasco per la seconda volta a Padova, dove avrò gli onori di un grande viandante che ci ha portati fin lì. Un abbraccio a tutti e mi raccomando, seguitemi sulla mia pagina Facebook, Un viaggio per la vita. Salve a tutti!